E continuiamo con il premio professionista dell'anno Compliance and Risk Management. Andiamo subito a scoprire chi si aggiudica il premio. Ascensionato Raffaello Carnà di Carnà & Partners. Per essere considerato da clienti, colleghi e istituzioni il professionista di riferimento in materia di compliance e di gestione del rischio. Per aver stimolato la cultura della chiarezza e della trasparenza facendo proprio il motto perché l'approccio etico al business è sempre un ottimo affare. Noi ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner, grazie e buona serata. Buonasera, grazie tantissimo. Buonasera. Prego, prego. Ecco, se vuole, esatto, un commento al premio, poi io le chiederò un altro commento, però non voglio anticipare, prego. No, io guardi, ringrazio tantissimo, pure nell'ascoltare la motivazione mi fa particolarmente piacere, insomma, l'essere apprezzato dai clienti, dalle istituzioni, ma anche dai colleghi è indiscutibilmente un motivo di grande soddisfazione personale, quindi grazie tantissimo, è un riconoscimento mio, forse anche immeritato, ma è di sicuro di tutto il team, di tutto lo studio che oramai da tanti anni opera nel settore della compliance. Certo, ecco, visto che lei si è rifatto alla nostra motivazione, la motivazione che ci siamo sentiti di dare a questo riconoscimento, anch'io mi baso sull'ultima frase che poi è il vostro motto, no? Lo ripeto, perché l'approccio etico al business è sempre un ottimo affare. Mi vuole raccontare un po' che cosa significa approccio etico? Guardi, l'approccio etico è un termine abusato, no? L'etica in realtà molti la dichiarano e forse poche volte è coerente rispetto ai i comportamenti sono coerenti rispetto alle previsioni. Noi in tantissimi anni di attività ci siamo resi conto che alla fine avere un approccio lineare, corretto, diciamo anche etico, crea le condizioni di mantenimento di posizioni competitive per le imprese. Quindi non ci piace non neanche immaginare la possibilità di imprese che noi definiamo raptor, no? Che sfruttano inopinatamente taluni momenti con l'idea di portare a casa dei risultati, dei guadagni. Non pensiamo che necessariamente quello sia il modo di operare. Viceversa, un atteggiamento lineare consente nel lungo periodo di consolidare le posizioni, no? Le posizioni certo. di leadership, le posizioni di riconoscibilità dal mercato, come persone, come aziende affidabili. Certo, ecco, e se dovessi chiederle anche un significato su tutti di leadership in questo momento, perché ovviamente molte abitudini, anche molti modi di fare, anche professionali, sono cambiati, si sono modificati. Guarda, la leadership, francamente, è l'esempio, no? Un esempio che si dà, diciamo, nel nostro piccolo ai collaboratori, nel grande di un'impresa ai dipendenti, ai colleghi, agli stakeholder che in quell'impresa vedono dei riferimenti. Non sì. Si guida con delle direttive, con gli ordini o con delle o solo con delle regole. Quindi la leadership è sicuramente impegno, è ciò che gli anglosassoni chiamano top level commitment, quindi esempio rispetto a dei comportamenti virtuosi che nell'insieme creano valore per l'organizzazione. Va bene, direi che abbiamo spiegato anche i punti focali, insomma, della vostra mission e del vostro operato. Quindi grazie, ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner appunto di Carnà & Partners, e complimenti per questo riconoscimento. Grazie tantissimo a voi e ai tanti che ci hanno votato. Eh sì, certo, grazie. Perché dobbiamo ringraziare anche chi effettivamente vi ha scelto, perché voglio dire, bravissimo, non l'abbiamo ancora detto, quello è importantissimo. Va bene, grazie mille, grazie. Ancora, buona serata, grazie e noi mille. Andiamo oltre con la prossima categoria.